Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Siamo su Homesick e... Niente, dopo lo scorso gameplay ho capito come riposare. Dovevo riposare qui sul divano, semplicemente. Non so se io possa... Ecco. Basta appoggiare il disegno con i fiorellini in un certo posto e poi si riposa. Recuperiamo il disegnino, le chiavi e il secchio. Ora, quello che vorrei fare è... Ah, ma non ha salvato assolutamente niente? Eh no. E non va bene. Vabbè. Zero. 0 11 Queste sono tutte cose che abbiamo già visto in realtà. Però facciamo così. Ah, qui è rimasto aperto però. Non capisco. Forse perché qui... No, questo è rimasto... Ok. Ah, eccola, eccola. Mi avete detto nello scorso gameplay che c'era questa... Questa cosa. Come ho fatto a non notarla? Ok, va bene. Possiamo usarla per fare qualcosa, ma non so bene cosa. Oh, cavolo. Al piano di sopra... Questa è un'altra cosa che non avevo notato. Ok. Al piano di sopra sta addirittura venendo giù tutto. Deve essere rimasta accesa una luce, qualcosa del genere. Ora, questo interruttore è spento o acceso? Credo che verso l'alto sia acceso. Non saprei. Va bene, ok. Adesso io proverei a dormire. Proviamo a dormire. Perché magari... Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Se i fiori sono appassiti, io non posso dormire. Però ho capito una cosa. Ho capito che devo riempire il secchio e non devo farlo nella dimensione onirica, devo farlo in questa dimensione. E forse questo bastone... Sì! Porca vacca, sì! Non c'è niente da fare, ragazzi, dà soddisfazione. Ok. Non mi ricordo se ci fosse un modo di correre, ma credo di no. È un gioco molto lento. Eccoci qua. I fiorellini sbocceranno. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Perfetto. Adesso dovremmo riuscire ad addormentarci. Se tanto mi dà tanto. Sì, ci addormentiamo solo se ci sono i fiori. Perché i fiori ci fanno addormentare? Ci ricordano... Probabilmente perché ci ricordano della nostra infanzia. Porca troia, la luce... Merda, merda, merda. Ok, ok. Facciamoci prendere da questo schifo. Dobbiamo andare ad accendere la luce. Avevo ragione io, l'avevo spento l'interruttore. Che fesso. Ok. Devo sempre fidarmi delle mie sensazioni, perché avevo come l'impressione di aver visto nei film americani, perché in Italia non sono così gli interruttori, di aver visto nei film americani... Questa cosa. Verso l'alto. Verso l'alto uguale acceso. Semplice. Quindi i nostri cari fiorellini sono il passaggio tra la veglia e il sonno.
E una volta capito questo, ma l'avevamo capito già nello scorso episodio, possiamo muoverci in maniera più sensata. Porca miseria, non si vede niente. Non si vede niente! Cavolo. Forse non devo andare di là? Forse con l'ascia ci conviene... Ah, ok, c'è... Bene. Qui è tutto chiuso. E qui possiamo andare. E già che ci siamo, accendiamo anche questo interruttore. L'ascia ci potrebbe essere utile per sfondare una porta chiusa, quella porta a due ante. Giocando con il gamepad succede questa cosa, che credo sia un bug, che ogni tanto si incanta, mi fa andare sul lato sinistro, senza che io lo voglia, ovviamente. Procediamo da questa parte, va. Nel sogno non ci sono problemi, riusciamo a... Ah, ecco, c'è una... porca vacca. Come faccio ad arrivare qui, però? Va bene, dobbiamo farci beccare da questi schifi. Credo che a questo punto la prassi sia andare in giro, cercare interruttori e accenderli tutti. Altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Soltanto che non sospettavo ci fosse un interruttore anche lì. Non possiamo andare. Dobbiamo per forza... Ma non c'era un interruttore da queste parti? Questo l'abbiamo acceso. E Dio sa perché non ci sia corrente da queste parti. Non è che dobbiamo usare la nostra... No, forse mi sto facendo un po' troppi problemi. Comunque, in questi cassetti ci sono delle cose, ma noi le abbiamo già viste nello scorso gameplay. Ora, non so se io debba in qualche modo recuperarli anche in questo gameplay, quei documenti. Non ho la più pallida idea. Sospetto che dobbiamo passare qui, nel sogno. Con l'ascia dobbiamo spaccare questa porta, perché in effetti è l'unica cosa che ci blocca. Abbiamo sonno. Oppure potremmo andare qui. Però questa è una porta di ferro. Non riusciremmo a sfondarla con l'ascia. E allora, signori cari, credo che la soluzione sia... Scusate, non dovrebbe... Fanculo. Ok. trovato. Era lì. Ci sono un sacco di interruttori qui in giro. Allora, se il gioco prosegue in questo modo, direi che ho capito come funziona. Prima si va a caccia di interruttori. Una volta trovati bisogna accenderli tutti. E una volta accesi, si può dormire. E nel sonno possiamo esplorare in tutta libertà queste zone, senza preoccuparci di luci e lucette. Ecco qui. Tra l'altro nel sogno tutte le luci sono accese, come potete vedere. Ma qui è buio però. Porcaccia miseria, eccoci. Sì! Perfetto. Siamo andati avanti, ragazzi. Non credevo di riuscire ad andare avanti in questo gameplay, vi dico la verità. Perché non sono bravo in questi giochi di... come si può dire, di deduzione, di logica. Anche se devo dire che la logica in questo titolo è piuttosto evidente. Il soffitto che sta per crollare, che contiene acqua, mi ha fatto subito... Porco Giuda, che bello. Ragazzi, dite quello che vi pare. A me i giochi con la bella grafica piacciono. E questo ha veramente una bellissima grafica. Molti pensano che sia inferiore a The Vanishing of Ethan Carter, ma credo che sia equivalente. Guardate che bello il passaggio tra il pavimento asciutto che c'è qui e questa zona bagnata. Guardate che bello. Bellissima questa cosa. È molto simile a The Vanishing of Ethan Carter, solo che non essendoci natura intorno a noi, essendo soltanto una costruzione in rovina, non si può
non si può avere chissà che impatto. Eppure guardate che belle queste assi. Guardate che belle ombre che proiettano, morbidissime. C'è la buona probabilità che sia in gran parte pre-renderizzato tutto ciò che vediamo, però è comunque un'ottima cosa. La toppa è arrugginitissima, non possiamo infilarci una chiave. E allora andiamo qui. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia la luce che filtra da lì. Veramente un'atmosferona questo gioco, eh? Veramente un'atmosferona. Anche qui la toppa è arrugginita. Possiamo proseguire da questa parte. Ma anche in questo caso suppongo che le porte siano bloccate. Ok, va bene, va bene. Ci ho provato giusto per. Il punto è che io qui non vedo. Ah, ok, questa porta possiamo aprirla. Ah, ho capito. Ci siamo ricollegati con quest'area che abbiamo esplorato prima. E molto probabilmente, una volta che avremo fatto la ninna, potremo tornare qui molto facilmente per esplorare. Il punto è che qui dovremmo riuscire a muoverci nottetempo durante il nostro sogno. Non so se riusciremo ad arrivare qui, però. Proviamo ad aprire anche questa porta. Chi lo sa che non si apra anche questa? Sì. Ok. Lo facevo più cattivo il gioco. Ho immaginato che queste porte fossero serrate, invece no. Questa cosa... Ok, sono due valvole. Le abbiamo aperte entrambe. I tubi portano al radiatore? Sono valvole per il riscaldamento, quindi forse portano acqua calda. Acqua. Acqua calda. Ok. Apriamo tutti i termosifoni. Se riuscissimo a creare un ambientino caldo qua dentro, che accadrebbe? Magari crescerebbero dei fiori spontaneamente, non lo so. Quello che so è che la musica si fa sempre più bella. Guardate che bello che è questo posto. Allora, in tutto ciò abbiamo una sedia abbandonata sulla quale non possiamo sederci. Quindi non credo faccia da giaciglio. In nessun modo. C'è un termosifone là in fondo. Andiamo ad aprire anche la valvola di quello. In realtà un giaciglio ci sarebbe, ed è questo. Sì. Ma non credo possiamo addormentarci qui. No, mancano i fiori. Ok, niente fiori, niente nanna in questo gioco. D'accordo. Facciamo il nostro dovere, apriamo questi caloriferi qui. Onestamente non so se stia cambiando qualcosa qua in giro. Però c'è ancora questa porta che possiamo provare ad aprire. E ho detto bene, possiamo provare ad aprire perché è chiusa. Non vedo però fiori qua in giro. Come potrei portare dei fiori qua dentro? Come potrei? Magari trovo un vaso? Un vaso con dentro dei fiori? Se chiudo la porta... Ok, le luci sono assolutamente pre-renderizzate. Perché se chiudo la porta, la luce resta qui, non è assolutamente dinamica. Non so se in Ethan Carter sarebbe successa questa cosa, ma quando ho un presentimento sulla grafica di un gioco, in genere poi si avvera. Va bene. Ci frega relativamente poco. Quello che ci importa della grafica è che sia bella da vedere.
E niente ragazzi, qui è finito tutto. Abbiamo, sembrerebbe, esplorato ogni angolino. E i termosifoni che abbiamo acceso non credo siano accesi in effetti. Però possiamo tornare qui dopo aver fatto ninna. Questo è poco ma sicuro. Piazziamo il secchio qui. Non possiamo più farlo? One shot, one kill, eh? Va bene. Ok. Torniamo a dormire. E poi cerchiamo di arrivare di corsa nella palestra. Vediamo se cambia qualcosa. Se c'è qualcosa che ci accende una lampadina in testa. Cosa? Non posso più dormire qui. Miseriaccia, miseriaccia, ragazzi. Non posso più dormire qui. Perché ho sbloccato un nuovo giaciglio? Forse non avrei dovuto sdraiarmi lì? Ah, cavolo. Spero che non sia un bug, onestamente, perché mi dispiacerebbe bloccarmi per un motivo del genere. Però mi fido abbastanza di questo gioco, eh. Mi fido abbastanza, ma non abbastanza da non avere questo dubbio. Allora, possiamo chiuderlo o aprirlo. Così direi che... Allora, fermi, aspettate. In genere, quando si chiude qualcosa, la si chiude in senso orario. Quindi ho decisamente chiuso il termosifone. Fermi, forse ho capito. Mi lamentavo proprio oggi che su Verde Station non riuscivo a chiudere e aprire delle valvole e mi ritrovo proprio stasera ad aprire e chiudere valvole. Bella giocata. Ok. Sembra che io li abbia in pratica chiusi tutti invece di averli aperti tutti. Sì. E... Però il fatto che fossero tutti chiusi o tutti aperti non mi torna. Ok. Questo invece l'ho chiuso. E questo invece l'ho aperto. Quindi dobbiamo... Ok, era questo l'intruso. Ora, tornerei nella stanzetta dove ci sono le valvole. Perché magari... Il trucco sta qui. Ce ne sono due di aperture. E quindi... Aperta. Ok. Abbiamo fatto crescere tutta questa bella roba. Adesso in aria volano questi petali. Scommettete che questa cosa ci concilierà il sonno? Vieni qui, lettino, vieni. Vieni che salviamo anche la partita. Beh, ragazzi, buonanotte e al prossimo gameplay.